Un saluto a tutte le persone che ci seguono e a tutti gli appassionati di ricerca storica. In questa serie di video dedicati all'oro, Massimo Michele Guerrieri ci guiderà nella storia di questo metallo prezioso, al suo utilizzo nella storia antica e in quella più recente. E come con la creazione della Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti, dal 1913 le politiche sull'oro sono radicalmente cambiate. In questa prima puntata faremo una comparazione tra gli investimenti e il resto del patrimonio e perché è assolutamente necessario in questo momento diversificare acquistando oro e metalli preziosi. Non mi dilungo oltre e passo subito la parola a Massimo Michele Guerrieri per esporci questo tema di fondamentale importanza. Ciao Massimo, ti do nuovamente il benvenuto sul nostro canale. Come sempre sei un gradito ospite e a te subito la parola. Grazie Cristiano, sempre molto gentile, è sempre un piacere lavorare con te. Eh? Grazie. Non è facile, come sai bene, trovare persone con le quali si lavora bene. E yeah. quindi te lo devo dire proprio in diretta perché, se sei una persona speciale e squisita. Grazie. Anche per quello che fai nella vita privata, aiutando gli altri, va bene? Grazie. Allora, oggi parliamo, uh, questa sarebbe la prima parte, eh, leggerò molto, purtroppo, spero di non annoiare, la prima parte di uh, questo lavoro qui, questa ricerca che ho fatto sull'oro e tutto anche in questo caso, diciamo, parte dal, dalla... Eh, da, dalla ricerca che ho fatto sul nuovo ordine mondiale, nel capitolo 3, infatti, io tratto eh, i trust, eh, le bolle papali, e, e, e mi sono imbattuto in, in una bolla molto particolare emessa dal, dal Vaticano, e che poi ha secondo me condizionato anche molto l'andamento di quello che è successo a livello storico nell'oro. Intendiamoci anche prima eh, di questa bolla qui, è una vola del 1537. L'oro era usato come moneta, eh? Non dimentichiamoci, lo vedremo nelle, 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 diciamo nei video successivi che dovrebbero essere tre. Quindi questo primo video è tanto per dare un'idea generale della situazione in cui siamo oggi e, per eh, perché bisognerebbe ri riconsiderare gli investimenti in oro. Ecco, il punto centrale è questo qui. E poi io spiego brevemente eh, come opro io, insomma, a chi raccomando que quello che secondo me bisognerebbe fare. Allora, inizio la prima parte, il primo capitolo si intitola La transustanziazione dell'oro, realtà o magia. Durante le mie ricerche, nel reperire il materiale sulla trilogia del nuovo ordine mondiale, mi sono imbattuto nella bolla Sublimis Deus del 1537, emessa da Paolo III e la creazione del terzo testamento Trust, con cui il papato, attraverso il principio della transustanziazione, trasforma le anime dei cristiani in oro. Con questa bolla si assicurò il controllo delle anime. Per maggiori informazioni, vedi il capitolo 3: Le tre corone a pagina 13. Eh, la fonte che della quale io attin attinto in questo caso è Frank o Collins. Ecco, sull'immagine su, si, si può vedere l'immagine e eh, si vede l'immagine allo schermo. Vedete che all'interno, questo è il trust, no? il famoso trust in cui c'è. Un garante che in questo caso è lo Stato Pontificio, un, che delega uh, la Curia Romana come esecutore, che nomina i, i trustee come card i cardinali, come trustee, e poi ci sono i beneficiari che in questo caso sono i principi salvatori della fede, eh, perché è tutto collegato. E vedete, all'interno ci hanno messo loro, perché loro dovevano conquistare queste terre, prenderne l'oro portarla al Vaticano e metterlo sotto il trust funzionava un po' in questa maniera qua no ecco con questa bolla addirittura si crea questa relazione tra oro ed anime per cui man mano che le anime gli uomini perdono e perdono l'anima vengono in maniera simbolica sostituiti e, e dal Vaticano in oro continuiamo la lettura ho pensato, e che cosa vuol dire controllo delle anime? Da parte nostra, eh, scus scusatemi, da notare che nella foto l'oro è all'interno del triangolo che individua appunto il terzo Te testamento trust e ciò che è posto all'interno di un trust diventa per la legge internazionale un trust intoccabile. Tutti, tutti i beni, gli asset messi all'interno di questi trust, legge di cui si sa pochissimo in Italia. Sono intoccabili. A pagina 17 dello stesso capitolo, il terzo, Franco Collins, autore australiano, ci dice: La BIS, Bank of International Settlements, o la Banca dei Regolamenti dei Conti o dei Regolamenti Internazionali, Fu fondata ufficialmente a Basilea il 17 maggio del 30 con approssimativamente 55-60 tonnellate d'oro, che in effetti non furono mai convertiti in franchi svizzeri. Questo oro veniva dalle varie conquiste del Vaticano e del Sacro Romano Impero nel corso dei secoli. Poi ci fu la crisi del 29 e tutte le nazioni del mondo andarono in bancarotta, dice Franco Collins. Ma invece di usare l'oro della BIS, come sarebbe stato logico fare, iniziarono a concedere prestiti e a stampare moneta. Dopodiché istituirono gli uffici delle tasse, le banche private e le banche centrali. Ma l'idea iniziale iniziò, appunto ma iniziò con la bolla sublimis Deus. Ritorniamo a noi, quindi per il Vaticano la magia consiste nella transustanziazione in oro delle povere anime dei cristiani. Per le banche centrali la magia consiste nella transustanziazione in oro degli interessi che le povere anime dei cristiani pagano sulla moneta. Capisci? Poi, nei commenti qualcuno mi ha scritto che i maghi non esistono più. A questi soggetti suggerisco bonariamente di commentare meno e documentarsi di più. Magari facendo domande giuste, come ci ha suggerito il dottor De nel capitolo 1, Il Nuovo Ordine dei bar Barbari, e di leggere anche con attenzione il capitolo 7 di Georgia Geistons, dove, a pagina 63, parlando dei gradi dei Rosa Croce, si legge Il terzo ordine equivale a una gran loggia guidata da un mago supremo, un mago sostituto anziano e un mago sostituto Junior. I membri del secondo ordine che hanno prestato servizio alla società e sono stati selezionati dal mago supremo per tale avanzamento possono ricevere il grado ottavo di magister e il grado nono di magus. Vedete, all'interno dell'ordine dei Rosa Croce continuano a chiamarli maghi o magus. Quindi attenzione, contrariamente a quanto dichiarato in rete, da un trentatreesimo grado di rito scozzese credo in sonno, i Rosa Croce non sono affatto esistiti, ma sono vivi e in ottima salute. Nel capitolo 4, gli illuminati del il Council on Foreign Relations, a pagina 17, eh, 117, faccio vedere la foto 2 che devo in questo caso leggere. Vedete, questa è la struttura che secondo David eh, Rivera eh, 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 mh, si erano date agli illuminati. Lui dice: Dopo essere stato oh, sostituito all'università a febbraio, Weissau, ricordo, il fondatore degli illuminati di Baviera fuggì attraverso il confine sino a Ratisbona, stabilendosi infine a Gotha, dove trovò rifugio, in un, con, rifugio da un altro membro degli illuminati, il duca di Saxe Gotha, il gran mh, duca eh, eh, Ernesto, eh, Ernesto III. Dopo il congresso di eh, Willems, Willemsbad del 1782, eh, congresso importantissimo che fu tenuto in una uh, tenuta uh, residenza dei, dei Rothschild, che io però propongo nel libro. Quindi chi lo legge ha tutte le informazioni, gli illuminati fu, uh, funzionarono secondo la seguente struttura organizzativa. Quindi qui la presento, credo, per la prima volta in Italia, questa struttura. Quindi ci sono gli asilo principianti, il, 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 il simbolico che sarebbe la muratura classica, il eh, rito scozzese, i misteri minori e i misteri maggiori. E come vedete, anche in questo caso, negli illuminati, il livello principale è costituito dal magus. Che poi sono accompagnati anche, anche dai rex, ma in definitiva si parla un po' delle stesse cose. Quindi, io scrivo e dal punto di vista simbolico e semantico si deve dedurre che esiste una stretta correlazione tra i maghi degli Illuminati menzionati da David Rivera e i maghi rosacrociani di oggi. Perché, anche quando si legge Wikipedia, Wikipedia non, non, non usa il passato, usa il presente. Hai commenti? No, no, vai avanti. Bene. Allora, passiamo al alla... ah, Scusa, Rex devi come re. Tu ok. Sì, sì. Allora, andiamo avanti, passiamo al capitoletto, paragrafo, insomma, lo stesso. Le magie di Wall Street si intitola. Continuando lo studio a settembre-ottobre del 2021, mi sono poi imbattuto negli andamenti della borsa di New York che vi faccio vedere è eh, così almeno si vedrà vedete anche un pochino il grafico eh? guardate i numeri eh? sono molto importanti i numeri di New York e mi sono reso conto che c'era qualcosa che non quadrava chi mi conosce sa che non amo fare previsioni e che le lascio volentieri agli esperti però vista la situazione di disastro economico sociale e finanziario in cui ci troviamo deve fa devo fare un'eccezione dicendovi la verità dicendoti la verità nuda e cruda ovvero che non c'è più eh, tempo il salvatore non è tornato è il momento di agire e farla più presto. Gli indici più importanti di Wall Street sono il Dow Jones Industrial Average facciamo vedere eccolo qui questo è già è già il, down, il Dow Jones, lo vedete e questo qui è, è l'andamento che ho ripreso un paio di mesi fa eh? anzi questo qui è quello dell'aprile dello scorso anno ma grosso modo gli andamenti sono sempre quelli poi c'è quest'altra figura molto importante che presenta, le, ora poi le vediamo, eh, le 30 aziende che praticamente costituiscono eh, gli indici nella media no? del de, de downjob giornaliero. E poi qui c'è l'andamento, questo l'ho preso proprio ieri, al 2 di febbraio, che... È grosso modo sempre negli stessi parametri. Adesso li vediamo. Il Dow Jones è un indice di mercato azionario che misura la performance del titolo di 30 grandi società quotate in borsa negli Stati Uniti. Puoi capire qual è la, puoi qual è la ragione per cui la borsa sta volando nonostante l'economia reale sia allo sfascio? Non è spiegabile, ma se desideri contattarmi, se desideri contattami pure che te lo spiego. Un altro indice importante è la NAXTA o Nas National Association of Security Dealers Automated Quotations. È un indice di 3.000 titoli quotati alla borsa NAXTA che comprende i più importanti giganti mondiali della tecnologia e delle biotecnologie come Apple, Google, Microsoft, eccetera, eccetera. SP 500 o Standard Poor's 500. È un indice ponderato per la capitalizzazione del mercato di 500 principali società quotate in borsa negli Stati Uniti. Chiedi al tuo esperto finanziario se conosce il significato di queste sigle, <coughs> quelle che ho menzionato, quindi Dow Jones Industrial Leverage, Nasca e EndMP 500. Credo proprio di no. In aggiunta, non sa nulla, ma proprio nulla dell'unica vera moneta, l'oro, ovviamente assieme all'argento, la cuna questa che cercherò di colmare io che non sono certamente un esperto di finanza. Queste cose non dovrebbe insegnarle il bonnino Galloni o uno dei tanti esperti che abbiamo in Italia? Perché quando si parla di moneta non si parla mai dell'oro? Non è un controsenso? Nell'autunno del 2021 l'indice Dow Jones stava volando tra i 33.000 e i 36.000 punti. Oggi, quando ho scritto questo, era il 6 gennaio del 2022, giorno della befana, l'indice è di 36.407 uh, 36 e a febbraio 35.630, e continua a volare mantenendosi in questo range. Come è possibile? Siccome gli esperti non ne parlano, te lo spiego io e vediamo la foto 5, se l'ho già fatta vedere, eccola qua. Eccola, la foto 5 è quella che è in, in, in visione adesso in questo momento. Insomma, sembra fantascienza. Non si tira la foto, Massimo. Non la vedi? No, è rimasta quella di prima. Sì, è questa, è questa qui, è questa qui, c'ero già arrivato, grazie Cristiano. Insomma sembra fantascienza finanziaria ma è una semplice magia l'unica soluzione per poter portare avanti un piano del genere è quello di controllare le 30 compagnie del Dow Jones altrimenti sarebbe impossibile. È possibile ipotizzare che chi guida oggi i consigli supremi fondati da Pike, Mazzini, intorno al 1850 e da me menzionati per la prima volta in Italia nella trilogia, siano riusciti nel corso dei decenni ad ambire a un tale traguardo? E perché no? Ma com'è possibile che la borsa voli quando tutta l'economia, uh, un po' di tutto il mondo, sta andando a rotoli? Vedi, queste sono le magie dei maghi di Wall Street. Si tratta solo dell'ennesima dell bolla finanziaria, pronta a scoppiare quando sarà il momento giusto. Corrisponderà, mi avviso, a quello che gli esperti chiamano il grande reset di Klaus Schraub, fondatore e presidente esecutivo del World Economy Forum. Quando esploderà la prossima bolla? Non si sa. Ma prevedo una terribile crisi finanziaria che sarà più disastrosa del 2029 e causerà il fallimento quasi totale delle piccole e medie aziende. C'è sempre stata una bolla speculativa con crisi finanziaria negli Stati Uniti ogni 10-15 anni e l'ultima è stata nel 2008. Basta fare un po' di matematica e si capisce che i tempi sono maturi. Qui ora presento anche nel testo. Eh, tutte le varie crisi che si sono succedute dal 29, ma adesso le salto. Andiamo al capitoletto 3 che si intitola Come proteggere il patrimonio? Hai domande? No, no, vai avanti. Allora, partiamo da capo. Sai qual è l'unica vera moneta esistente? L'unica moneta vera esistente da più di 6.000 anni è l'oro con l'argento. Chi è che possiede le maggiori riserve d'oro? Dicono gli stati. Io avrei dei grossi dubbi in merito, direi certamente il Vaticano, i banchieri, le corporazioni, le fondazioni e solo una piccola parte percentuale i cittadini. E quanti di noi hanno investito in oro? Pochi in Italia, meno del 5-6%. Perché solo così pochi? Nei prossimi video ti spiegherò perché. Ora facciamo l'esempio di cosa succede se crolla Wall Street. Consideriamo due casi, caso A e caso B. Caso A, abbiamo 100.000 euro investiti in immobili, botte, CCT, quotazionari, bitcoin, tutto quello che vuoi. Caso B, abbiamo 100.000 euro investiti in oro, non in diamanti, nelle nostre case o depositati in Auvesta o, simili istituti, o in simili istituti. Cosa accade in caso di crisi grave? Accade che in poche ore il mercato può perdere fino al 50%, come è successo nel 29, 29 ha ancora molto di più, eh, e nel 2008. Quindi nel caso A, i, i 100.000 euro diventeranno 50.000, se perde il 50%, evidentemente. Cosa accade nel caso B dell'oro? L'oro, dopo una prima perdita iniziale, recupera perché le persone cercano soluzioni, cercano soluzioni sicure di investimento e scoprono, tra virgolette, riscoprono, dovrei dire, riscoprono la vera moneta l'oro. Infatti, qualsiasi cosa accada alla fine della crisi, l'oro avrà mantenuto il potere di acquisto, anzi, avrà acquistato almeno il 20-25% e coperto l'inflazione. Gli esperti dicono che questa volta raddoppierà il valore passando dall'attuale 57-58 uh, mila uh, dollari al chilo ad oltre 100.000 e io sono d'accordo con loro. Questa verrà probabilmente con il grande reset, l'introduzione della moneta digitale collegata al microchip sottocutaneo. Uh, un po' per tutti e io un po' per tutti perché l'elite naturalmente non se lo metterà e questa non è una cosa, ne e questa è una cosa negativa. Quella positiva è che dopo aver ottenuto quello che vogliono ritorneranno al gold standard, che è l'unica soluzione possibile per dare stabilità ai mercati finanziari. E quindi chi avrà oro ne trarrà sicuramente vantaggio, non solo perché aumenterà di valore, ma perché l'oro sarà tuo e nessuno te lo potrà toccare, contrariamente alla moneta digitale che appartiene a loro il dottor Dunega nel capitolo 1 il nuovo ordine dei Barberi, ce l'ha detto 60 anni fa per bocca del dottor Day a pagina 45 si legge si tratterà di un microchip impiantati di microchip impiantati sotto la pelle scusate è saltato il cosa sotto la pelle ma che possono causare infezione o rigetto questo problema sarebbe superato grazie al silicone, che in quel momento era ben tollerato e già ampiamente utilizzato nelle ricostruzioni del seno. I microchip saranno collocati sotto la pelle o sulla mano destra o sulla fronte. Basta vedere quello che sta succedendo in Svezia, aggiungo io, paese nel quale sono molto avanti. Adesso è iniziato la sperimentazione anche alla Sapienza di Roma. Sì. E anche nell'appendice intitolata Aaron Russo, la Fed e l'amicizia con Rockefeller, a pagina 12, Aaron dice, il progetto è creare un governo mondiale in cui tutti abbiano un microchip, che um, eh, RFID vuol dire Radio Frequency Identification, in italiano identificazione radiofrequenza, impiantato da loro, tutti i soldi saranno lì e non ci saranno più contanti. E questo mi è stato detto direttamente dallo stesso Rockefeller, Nick Rockefeller: questo è ciò che vogliono ottenere, tutti i soldi saranno nel microchip, così invece di avere contanti ogni volta che hai soldi nel tuo microchip possono prelevarteli quando vogliono. Se dicono, se dicono ci devi tutti questi soldi di tasse perché non le hai evase, non le hai pagate, li detraggono dal tuo microchip digitalmente. Quindi in questo momento è assolutamente necessario riflettere sulla differenza concettuale tra soldi e oro, perché come detto è solo una questione di tempo. Il crollo finanziario sarà necessario e funzionale all'instaurazione del nuovo ordine mondiale e il compimento del grande reset. Quindi qual è la soluzione? Semplice, convertire almeno il 50% dell'aste personale e o familiare nella vera riserva mondiale di Papa Francesco, dei De Gesuiti e dei Rothschild, tanto per non fare nomi, investendo in oro e metalli preziosi. Domande? No, volevo dire che l'oro comunque, se non erro, se non dico una bagianata, nel corso dei secoli e dei millenni ha sempre mantenuto il suo valore, se non di più, quindi... Diciamo, è l'alternativa poi all'investimento in Bitcoin? No, ci arriviamo dopo. Te lo faccio vedere dopo quanto è aumentato negli ultimi eh, 12 anni. E, e questo è un dato che non sa nessuno. Ne ho parlato io per la prima volta. Allora, capitolo 4. La soluzione per me si chiama Ovesta. Finalmente, dopo anni, sono riuscito a trovare un istituto in Germania. Ce ne solo sono solo due o tre al mondo, ma come tipologia di istituto, credo che sia proprio unico nei dettagli. Che vende oro, argento, platino e palladio e funziona come una banca, pur non essendo un istituto di credito. Eccola qua. Vi faccio vedere la foto, così facciamo, andiamo, facciamo vedere anche un po'. Eccolo qui. A ovest. Le licenze per operare al commercio sono completamente diverse. Lo sapevi? Se mi chiami, ti spiego perché. C'è una differenza minima, però sono due, proprio, due, due licenze completamente diverse. Ma torniamo allo scenario della crisi apocalittica con il crollo di Wall Street. Buffo che gli esperti e i broker non siano assolutamente preoccupati dall'ennesima bolla finanziaria. Sai perché non lo sono? Perché lavorano a commissione, guadagnano quando acquistano e quando vendono con il cliente. Quindi potrebbe cadere anche il mondo, loro cadrebbero sempre in piedi. Cosa avviene nel caso... Nel caso di un crollo delle borse a un certo punto avrei bisogno di soldi, la situazione è già gravissima per molte famiglie a causa della pandemia e del green pass, ora super green pass da me, scusatemi il francesismo, risoprannominato super green fuck, chissà l'inglese sa cosa vuol dire, e che fa in questo caso? Vendi ciò che è già svalutato del 50% e chi lo compra? Sarai costretto a svenderlo? Se ha un immobile, che fai? Vende le porte, le finestre, come fai a mangiare? Non pensare di andare a chiedere un prestito in banca perché anche se hai immobili non ti daranno un centesimo e anche se ti danno qualcosa non sarai mai in grado di restituire il debito in tempi brevi. Non voglio essere troppo negativo ma no, non farti fregare dall'indice di Wall Street. L'economia in Italia è morta ed il trend sarà negativo per un lungo periodo. Credo sino al 2025. Io questo è un messaggio che mando chiaro agli investitori, a coloro che hanno risorse economiche e che sono imprenditori di natura. Venite in Tanzania, contattatemi. Ci sono molte più opportunità qua che in Italia, purtroppo. Secondo me, in questo periodo, non so se lo sai, visto che da tempo sta in Tanzania. In Italia adesso c'è quella legge 110 sul il prestito per la ristrutturazione degli edifici. A me preoccupa prima di tutto questo qua perché sta avendo un successo enorme e sentendo parlare di abolizione eh, della proprietà privata io penso spero di no ma mi va là il pensiero che sia un tranello per poi requisire un po' quello che tu non puoi dare indietro e altro certo. che da settimane se non da mesi stanno parlando di valori nella comunità europea di fare una legge eh, su tutti gli edifici o appartamenti che se non rispetteranno da certe eh, mh, eh, certi canoni della nuova diciamo come si chiama mm. eh, ristrutturazione energetica cioè che deve essere tutta a norma secondo delle nuove leggi praticamente dicono se non, se poi non ristrutturi in quella maniera energetica eh, non potrai né più vendere né più affittare esatto. quindi siamo esatto. al passo esatto. poi dell'abolizione della proprietà privata sì. se non puoi sì. più vendere o, o affittare devi mandare via l'inquilino o non puoi più vendere quindi poi rimani incartato quindi faccia esatto, esatto. un po' quello che tu hai detto esatto, esatto. Ho anch'io ho parlato con un amico che mi ha spiegato nei dettagli questa legge qui e credo che sia una legge fregatura. Tanto per cominciare, molta gente magari semplice non ne sa assolutamente niente, e, e può, può arrivare a un certo punto che si trova magari a doverla vendere, si trova a vend vorrebbe vendere, ma non può vendere perché, prima di tutto, quindi c'è già questa come, come, come diciamo condizione che secondo me. E anche per certi aspetti, non ti voglio dire illegale, ma sicuramente molto discutibile. Eh? E poi c'è l'obbligo di farlo. Cioè, uno dice: Vabbè, ti, ti dai da i soldi, ti danno tutto, ma i soldi dove vengono? Cioè, non abbiamo soldi per fare niente. Dove vengono questi soldi qui? Cioè, come fa lo Stato a dato i soldi qui? E poi aumenta le tasse, aumenta il gas, aumenta tutto. Cioè, lo vedete che è tutta una fregatura e purtroppo è così. Andiamo avanti. Caso B bene. Quando invece hai oro e argento disponibili anche in piccoli pezzi, li puoi vendere se necessario e almeno mangi. Capisci la differenza? Quando poi l'economia riprenderà, anche nello scenario peggiore, l'oro avrà mantenuto il capitale e il potere di acquisto. Mai nella storia l'oro ha perso di valore dopo una crisi finanziaria o guerre. Lo sapevi? Anzi, ti dico ciò che gli esperti non osano dirti. Oh, te lo faccio vedere. Eh? Eccolo qua. Questo qui, guarda quello di cui ti dicevo. Uh -huh. eh, non osano dirti, negli ultimi 12 anni l'oro si è valutato di 5 volte. Lo sapevi? No. Sull'oro non c'è IVA e non c'è tassa di successione, perché i ricchi queste cose non le, non, non le vogliono pagare e non le hanno mai pagate. Bene che si svegli la gente. Uh, ecco, l'hai visto? Lo vedi? No? Questa sì, qui sì. è la proiezione che ho visto: è 5.6 e dal 2000, è abbastanza semplice, vuol dire 5, più di 5 volte. Allora, siamo quasi alla fine. Eh? Capitolo 5: Meglio tenere l'oro a casa o in auvesta? Oro in casa, l'oro si può tenere in una cassaforte, in casa o in banca. Alcuni suggeriscono di nasconderlo sottoterra da qualche parte. Sì, per piccole quantità può anche andare bene, il problema è che non è assicurabile, te lo possono sempre fregare, e diventa un problema se ti devi spostare all'estero. Eh, credo che ognuno debba essere lasciato libero di tenerlo dove meglio crede. Per l'acquisto con ovesta suggerisco lingottini in oro, platino o palladio, e argento prodotti dalla Air House azienda di certificazione, leader nel mondo. Suggerisco di comprare le monetine d'oro, ah scusatemi, Suggeri, suggerisco di comprare le monetine invece, perché a Ovesta non ha monetina, solo lingottini, le monetine in oro dove vuoi, a rivenditore di zona più vicina a te, cioè il messaggio che voglio che passi è che uno non deve essere obbligato a comprare con una Ovesta. Per piccole quantità si può rivolgere al rivenditore di zona e comprare dove, dove, dove c'è il prezzo migliore, questo è evidente. Oro in Ovesta. L'obiezione principale che ho ricevuto in questo periodo è stata che non si ha certezza che l'oro in deposito esista. Beh, non nascondo che questa era anche la mia preoccupazione, smontata da quanto effettivamente succede in pratica. Infatti, quando si ordina l'oro, a Ovest assegna un codice di proprietà e lo è lo stesso che è inciso in basso sul lingottino. Ve lo faccio vedere, eccolo qui, vedete? Questo qui, vedete? Questo qui, viene assegnato questo numero. Sulle si potrebbe sospettare che l'oro non esista e che non sia in deposito. Sbagliato. Infatti, se lo richiedi, ti arriva in massimo di 48 ore e questo ovviamente non sarebbe possibile se non fosse già assegnato in un deposito. Sulla sicurezza dei depositi, faccio notare che Ovest è un trust e su questo mi sono già espressa a sufficienza nei video precedenti dedicati al capitolo 3 delle tre corone nella trilogia sul nuovo ordine mondiale e ai video dedicati al piano B che trovi sul mio canale di YouTube a Massimo Michele Guerrieri. Ora posso aggiungere un'altra considerazione molto interessante. Con il trasferimento dei soldi dalla banca ad Hawesta, si perde di fatto la traccia dei soldi. In altre parole, mentre i soldi sul conto corrente sono sempre tracciabili come tutte le altre transazioni finanziarie, gli stessi una volta depositati in un istituto del genere spariscono al sistema bancario e non sono più rintracciabili, ero compaiono nel momento in cui vengono riaccreditati sul conto. È come per coloro che vivono in un villaggio sperduto in Tanzania che non hanno cellulare e quindi non sono tracciabili dal sistema. E non credo proprio che questo che, con i tempi che corrono questo sia una cosa negativa. Tutto è perfettamente legale con Ovesta. L'argomento è delicato e chi è interessato a saperne di più mi può contattare. In conclusione, sull'oro non ci sono tasse o IVA. Non c'è tassa di successione, quindi quando si muore, se si possiede oro, non si paga nessuna tassa. Inoltre, cioè, gli eredi non pagano nessuna tassa. Inoltre, credere o non credere, l'oro si è rivalutato di ben 5 volte negli ultimi 12 anni. Bisognerebbe eh, cre crederci in un sistema... Allora, eh, eh, um... Bis ah, scusate bisognerebbe chiedersi in un sistema nel quale ti tassano anche l'aria che respiri come mai l'oro non è tassato la risposta dovresti averla capita ora un'altra cosa molto importante siccome gli alti livelli finanziari non sono degli idioti lo sanno benissimo che il sistema sta crollando perché non è garantito da niente dopo il grande reset, la notizia positiva è che dopo il grande reset nel momento, il momento in cui introdurranno la moneta di, di, digitale saranno costrette a ritornare al gold standard perché come visto in precedenza questa è l'unica scelta da fare se veramente vogliono mantenere il sistema economico finanziario stabile sotto controllo quindi in conclusione mentre potranno obbligarti a convertire la moneta fiat nel tuo conto corrente in quella digitale non potranno obbligarti a convertire il tuo oro depositato in avesta nella moneta digitale e se questo è il vero il prezzo dell'oro andrà all'estero Stelle ed arricchirà chi ce l'ha. Ricordo che la consulenza fornita da me sull'oro è gratuita. Il significato della parola ovesta deriva da A U, che sono i simboli dell'oro. E Vesta era la dea uh, vergine del focolare della casa e della famiglia nella religione romana. Eh, Vesta in tedesco vuol dire proprio anche moneta. Eh, ti ricordo che puoi scaricare la trilogia del nuovo ordine mondiale formato ebook terza edizione e finale eh, quindi uguale a quella sul materiale cartaceo ve la faccio vedere, eccola qua questa è la trilogia che potete scaricare per 9,99€ dal sito mentaperta.net chi è interessato a... faccio vedere anche il sito che è eccolo qua chi è interessato a comprare e, e comprarla sul cartaceo, può ordinandolo, scrivendolo a mmguerrieri e o contattando il mio distributore, la libreria Mauro di Milano. Eh? Infine ricordo che sono il promotore del piano B e C, vi faccio vedere le foto, eh? eccolo qua, parliamo dell'ultimo coso, vedete, eh, per chi desidera lasciare l'Italia anche temporaneamente e venire eh, a Zanzibar eh, o in Tanzania, eh, per ricevere dettagli su come ricevere prospetti informativi del piano B e piano C, ecco, adesso faccio vedere quello su cui sto lavorando: questo è il piano B, vedi, ah, sto, aggiungerò due bottoni no? al sito così. Faranno una ricerca un pochino più mirata, qui troveranno tutte le informazioni relative al piano B, che è praticamente per coloro che si vogliono spostare per lavoro o, o, o per, cioè cercando lavoro per fare investimenti, eh, sostanzialmente. E poi c'è il piano C che in linea di massima, diciamo così, è per pensionati e visitatori. Non ho potuto usare la parola turisti, perché in questo caso i voli per la Tunisia, essendo fascia E, sono vietati non vietati ma non raccomandati diciamo così e questo è il prospetto che riceveranno sia per il piano B che per il piano C quindi eh, di nuovo se volete eh, contattarmi per avere maggiori informazioni potete farlo scrivendomi al mio indirizzo di posta elettronica che è mguerrieri chiocciolaiaco.com un cordiale saluto a tutti ti ringrazio Cristiano se hai domande io se no ho finito qua Grazie, Massimo. Il tuo è come sempre un ottimo lavoro, soprattutto questo progetto del piano A, B e C. E niente, volevo farti una domanda: oltre all'oro, eh, si può investire anche in altri metalli, diciamo come rame o altri preziosi che stanno diciamo alti come potazione? Sì, 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 sì. però tenete presente che mentre probabilmente l'oro e l'argento subiranno delle oscillazioni minime nel lungo periodo, soprattutto l'oro. L'argento può soffrire un po' di più gli altri, tutti gli altri ma, eh, metalli. Siccome sono aziende quotate in borsa, no? Uno non è che può comprare il rame e metterselo in casa o in deposito, vale la pena. Sono tutte devi comprare comunque de, de, delle quote di aziende. Capisci che vendono rame? Se c'è un crollo finanziario, il crollo finanziario coinvolgerà anche l'azienda. Quindi automaticamente ti sei limitato da questa cosa qui, perché perderai comunque il 50% del valore. Quello che consiglio è. Di investire in aziende che estraggono litio. E a West non, non lo tratta, il litio è il materiale forse più importante perché è nei telefoni e non ne possono fare a meno. C'è il litio, il cadmio, tutte queste qui sì. Però c'è sempre il limite che vi dicevo: eh? che se poi crolla, anche se van su, cioè poi crollano. È un po' un cane che si mangia la coda. In teoria punterei su questo io ecco come ho detto prima l'oro nel corso dei secoli ha mantenuto sempre il suo valore sempre sempre sempre, sempre. comunque beh, penso di aver capito che il consiglio migliore sia fare investimento in oro che in bitcoin perché ovviamente è una moneta elettronica quasi eh, diciamo... no, bitcoin, il bitcoin l'ho detto in un altro video uh, il bitcoin l'hanno creato come eh, prodotto civetta per far vedere che era possibile fare un grande successo, no? un grande successo co con una cosa digitale, ma l'hanno creata loro, che <ride> non mi vengano a dire che sia una cosa indipendente, scollegata eh. da tutto. Io a queste novelle non, non ci credo più ormai. No, l'hanno dovuto creare così, quando inseriranno la moneta digitale loro, eh, quella ufficiale per tutti, diranno come potete dirci che le monete digitali non hanno avuto successo, guardate il Bitcoin con quello ti fregheranno. Ok, non avrei ulteriori domande, quindi ti ringrazio nuovamente per essere stato qui con noi e ci vedremo alla prossima puntata sempre su questo tema. E come sempre, ti saluto e salutiamo a tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Ciao, un caro saluto a tutti e contattatemi pure perché la consulenza sull'oro è completamente gratuita, lo faccio molto volentieri. Un saluto a tutti, ciao Cristiano, grazie. grazie. ciao.